Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 5, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano». La folla è assetata di parola, quella vera, autentica, e Gesù ne è il maestro. Usando la barca di Pietro come pulpito, si mette ad insegnare. Dopo che ha parlato, invita Pietro a prendere il largo. Pietro si mostra stupito, apostrofando che hanno pescato tutta la notte e non hanno preso nulla. Come sappiamo, di giorno non si pesca, perché i pesci vedono le maglie della rete e non si lasciano catturare. Ma nonostante l'obiezione di Pietro, sulla parola di Gesù prende il largo e cala le reti. L'obbedienza alla parola di Gesù provoca la pesca straordinaria. Nella rete finisce una grande quantità di pesci. Sulla tua parola. Ripartire dalla parola, questo è il messaggio. La parola di Dio è quindi la nostra vera regola di vita. Ascoltandola e mettendola in pratica, impareremo a vivere la presenza di Dio in mezzo a noi. Costruiremo insieme a Lui il regno. Renderemo questo mondo più umano. Restituiremo all'uomo la sua umanità. I discepoli pescheranno non più pesci, ma uomini. Li avvolgeranno in una rete di speranza. Infatti, la rete non fa morire chi viene preso, ma lo conserva in vita, lo tira su dagli abissi. Così la rete dell'amore di Dio ci ripesca dal nulla e ci riporta alla luce. Questo brano di Vangelo ci ricorda che niente è impossibile a Dio, e in particolare quando accogliamo la sua parola senza fare troppe storie. Il suo sguardo, le sue parole e il suo amore accolto con fiducia fanno fiorire forme nuove di vita. Pietro si inginocchia davanti a Gesù ed esclama: «Allontanati da me, che sono un peccatore». È una preghiera vera, perché esprime la verità di noi stessi di fronte a Dio. Pietro in ginocchio, con queste parole sulle labbra, è l'immagine più vera di ciascuno di noi, uomo o donna, credenti. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.